Ciao a tutti, siamo in Preda Rossa. Preda Rossa. Andiamo a vedere il Ponti più da vicino, che ieri l'abbiamo visto da lontano. Da sopra, tipo le aquile. Oggi in teoria dovevamo andare a casa, però a decidere cos'altro fare in questa vacanza. Però vabbè, abbiamo deciso di andare al Ponti, tanto comunque si arriva su a 2000 metri, il Ponti è a 2550, una roba così. Quindi c'è poco dislivello, ci facciamo 2 ore di salita. Sì, 2 orette di salita, 1 oretta e mezza di discesa. Infatti che ora è? Tardi. È la 1:30. Ma sì, andiamo su con calma, ci facciamo un giretto, poi stasera andiamo a casa e vediamo che fare. Speriamo che il tempo si apra, così riusciamo a vedere disgrazia e niente, a dopo. Ecco che la Vane si appresta a cucinare. Allora, oggi ci stiamo preparando. Come allora, lo chef propone riso con pollo al curry e poi questo risotto balcanico con della carne di essere. Dove siamo in questo momento? Allora, dopo la disavventura di ieri e dopo questa nottata che abbiamo dormito in macchina, no, in tenda abbiamo dormito, ai bagni di Masino dove avevamo lasciato la macchina, invece che tornare a casa abbiamo deciso di venire al Ponti con calma e vedere da sotto il bellissimo tratto che dovevamo passare e niente, in modo tale che almeno facciamo un altro rifugio di quelli che dobbiamo fare nel sentiero Roma. Il cielo è un po' nuvolato, la nebbia è molto bassa, quindi sicuramente non si vedrà tantissimo. Io a questo rifugio sono già venuta ed era molto bello. Tony invece non è ancora venuto in questo e vediamo se gli piacerà. Allora, recensione sul cibo. Questo risotto, qui che sarebbe? Risotto balcanico con carne. Risotto balcanico con carne. Devo dire che è buono. La trekking. Sì, non è male, assolutamente buono. Non è male. E anche questo qui della Portlaz, che è? Riso con pollo al curry. Riso con pollo al curry non è male. Che buono. Poi il piatto di ieri, alla fine, secondo me ci ho messo troppa acqua, perché era troppo acquoso. E poi una volta fatta la... il palato, diciamo, non era proprio male. No, esatto. Si mangiava. Insomma, però è più buono. Però cioè, c'è da dire che di quella marca lì bisogna provare anche altre robe. Cioè, quello lì non, esatto, è, che mi, non è che mi faceva impazzire. Però. Vabbè, non ho preso. A dopo. Che leggerezza oggi! Ma siamo leggeri, eh! Mica come ieri. Ma che colorino che ha sta acqua! Acqua del ghiacciaio! Rip di là.
che il disgrazia. E noi ieri eravamo lì. E lì c'è il ponte. Che figata. Che figata. Giù Ponti con Lavane e io. Grazie. Vabbè, abbiamo appena bevuto, ho appena bevuto una bella birra. Stiamo andando giù, siamo appena stati a rifugio Bosio Galli. Che cazzo dici al Ponti? Siamo appena stati a rifugio Ponti, bellissimo rifugio Ponti. Abbiamo provato a far volare il drone, ma non ci siamo riusciti perché ieri la Vane me l'ha rotto. È vero. Sì, perché sbatteva lo zaino ovunque e il mio drone era dentro il suo zaino. Oggi, guarda caso, non va il mio drone. Va bene, me lo ricomprerà. Comunque abbiamo mangiato una torta buonissima, come era? Una crostata di frutti di bosco, che era proprio la fine del mondo, una buona birrozza, e adesso scendiamo. Lavane presa male sul ghiaccio. Prima ho detto Lavane presa male sul ghiaccio, io stavo volando. Lei mi fa: ma non è che si scivola là? Io: ma no, perché stavo per fare un volo da pirla proprio. Adesso si scende giù di lì e là c'è la macchina. Siamo già quasi alla macchina, che dire, è stato un bel giretto. Dopo lo sbattito di ieri e l'altro ieri, cazzo, sembra che io mi sentivo come se pesassi 20 kg. Le gambe belle in forma. Sono riusciti a tenere tutto quel peso, sì. Adesso con lo zaino. Sì, sì, vuoto, esatto, un'altra roba. Di non avere niente. Che bello con lo zaino leggero, vabbè. Comunque è bellissimo questo rifugio qua. E ti il è piaciuto allora? Sì, mi è piaciuto, molto bello. E il sentiero è fighissimo, anche il panorama è proprio bello, perché c'è prima questa piana qua dove si vede il disgrazia, che è una figata, e dopo vabbè si fa più ripido, alla fine tutto il dislivello è verso la fine, però è una cosa abbastanza tranquilla. Sì, non proprio da famiglia, cioè nel senso... Vabbè, però sono scesi con i bambini. Sì, beh, però devi avere un attimo il passo fermo. Certo, ci sono dei punti un po' esposti, ci sono, sì. Ci sono le rocce, comunque, ci sono sassoni... C'è in montagna. Ci sono dei sassoni grossi dove passi, che devi, vabbè, sei bambini, soprattutto sei attento. Però... I sassoni ti inseguono? Sì, ah. I sassoni. Vabbè, comunque è molto bello. Ah, è bello. Sono riuscita a vedere bene limpido il disgrazia, dato che quando ero venuta 3 anni fa l'ho visto per 2 secondi, poi si è annuvolato tutto. Vabbè, comunque il disgrazia là dietro. E vi salutiamo, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi alla pagina se i video vi piacciono. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao.